Eccoci di nuovo in studio con altre notizie. Si chiama Fair Play, regole di vita, un nuovo interessante progetto riservato ai ragazzi. Centro Giovani di via Fintler a Bolzano gremito per la presentazione dell'iniziativa, rivolta ai giovani appunto, ma non solo, e incentrata tutta sulla legalità. La proposta Fair Play, regole di vita, che si articola in una serie di incontri con magistrati e lezioni, è stata illustrata dal vicepresidente della provincia autonoma di Bolzano, Christian Tommasini. Il nostro obiettivo è quello di formare cittadini attivi e consapevoli che sappiano essere protagonisti dello sviluppo della nostra terra, e Fair Play va proprio in questa direzione. È un progetto di educazione alla legalità, è un progetto che coinvolge ragazzi, bambini dalle elementari alle scuole superiori, ognuno attraverso il proprio percorso, attraverso l'incontro con magistrati di livello nazionale e internazionale avranno la possibilità di approfondire il tema della legalità, il concetto delle regole della società, del vivere in comune, sviluppare appunto la consapevolezza di come si è costruita la nostra società, e quindi sicuramente è un percorso di arricchimento per loro e per tutti i cittadini. La sera appunto ci saranno degli incontri pubblici aperti a tutta la cittadinanza, a cui invitiamo tutti i cittadini, è veramente un'opportunità da cogliere. Dei 4 incontri degli studenti con i magistrati, 3 saranno successivamente estesi anche al pubblico e si terranno tutti nell'aula magna della Libera Università di Bolzano. Il 13 novembre alle 18.30 incontro pubblico con Cuno Tarfusser, moderatore, e il direttore del Corriere dell'Alto Adige Enrico Franco. Il 19 novembre alle 20.30 il magistrato Raffaele Cantone presenterà il suo libro Importante testimonianza della lotta alla mafia. Moderatore della serata, in questo caso il caporedattore locale della RAI, Maurizio Ferrandi. Infine, il terzo incontro pubblico, moderato dal direttore del quotidiano Alto Adige, Tiziano Marson, sarà quello con Pier Camillo Davigo, giudice della Corte dei Conti, il 27 novembre alle 18.30. Si parlerà in questo caso dell'etica pubblica.